Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questa anteprima vlog, ragazzi. Oggi parleremo di una mod italiana che è già in testing, ragazzi, in testing sia per PC sia per console. Parliamo della Ischia Farm. Inizio a ringraziare il modder Black Eyes che mi ha dato la possibilità di portarvi questa anticipazione, ragazzi, perché queste sono immagini esclusive che stanno solo sul suo canale YouTube, che vi lascio qua in descrizione insieme alla sua pagina Facebook Black Eyes. E quindi mi ha dato gli ho chiesto il permesso di fare questa preview, quest'anteprima, e il modder mi ha dato appunto il consenso, quindi grazie innanzitutto a Black Eyes. Questa mappa qua, ragazzi, si chiama appunto Ischia Farm e prende spunto dalla bellissima isola d'Ischia. Questo non è tutto un territorio realmente esistente, cioè prende qualche spunto dalla realtà e qualche spunto è immaginato. Ad esempio, qualche punto che nella realtà esiste davvero è il lungomare, o ad esempio uno scoglio in mezzo all'acqua, detto anche il fungo di Lacco Ameno. La mappa, ragazzi, è una multifruit e sarà dotata di vigna, quindi doppia vigna, di uva bianca e uva rossa. Quindi, come avete letto dal titolo, questa mappa ci darà la possibilità finalmente, eccola qua, questa ad esempio, vedete, è uno dei vigneti, li vedete anche laggiù in lontananza. Questo dovrebbe essere il vigneto rosso, se non erro, come vedo dall'uva che pende dal vignetino. Quindi ci darà la possibilità di lavorare il vigneto nel vero senso della parola, ma addirittura anche di raccogliere l'uva con i macchinari che lui stesso ha fatto. Quindi, ragazzi, non solo fa mappe questo modder, ma fa anche macchinari, mezzi, insomma è uno spettacolo. Qua, ragazzi, stiamo vedendo intanto il concessionario. Non solo, avrà anche l'erba medica, eccola qua, ragazzi. Questa mappa avrà anche l'erba medica, che potrà essere falciata. Io adesso non ho la mappa, purtroppo non ho il piacere di avere la mappa tra le mani, quindi non vi posso dire se potrà essere data agli animali, trinciata, usata per fare la razione, questo non lo so. Però sicuramente c'è l'erba medica, eccola qua, ragazzi. Poi continuiamo a vedere un po' la panoramica. Qui abbiamo ancora uno scorcio di quello che è la zona cantine, zona vigneto. Come potete vedere, qualche edificio è stato ripreso qua e là. Ovviamente tutte le mappe hanno qualche edificio di quelli standard, di default, ma se la mappa vuole andare su console, qualche edificio di default ce lo deve avere, perché deve essere leggera, deve essere il più possibile standard. Quindi è normale mettere queste cose, però come vedete ci sono anche delle cose che hanno fatto loro. Questi capanni io non l'ho visti da nessuna parte. Questo, come vedete, è un porto, credo che sia la zona portuale, con tutte le casettine. Non sappiamo ancora se la mappa sarà season ready o no, se sarà compatibile con la season, non lo so. Ripeto, io ho conosciuto questo modder ieri, ho conosciuto questa mappa ieri, quindi non ho avuto modo né di parlarci né di... Io voglio solo portarvi l'anteprima, ragazzi, perché io voglio che il mio canale sia il più informativo possibile. Quindi non potevo avere questa notizia di una bellissima mappa italiana per PC e console e non entrare nel dettaglio. Guardate però che spettacolo la chiesa, ad esempio, che spettacolo questo scorcettino. Da quello che ho visto, poi ci sarà il BGA, ci sarà lo zuccherificio, ci sarà la segheria, che abbiamo visto già a inizio gioco, e ci saranno anche dei mezzi fatti da capo, fatti da zero dallo stesso modder, che adesso ovviamente andiamo a vedere. Però, ragazzi, io adesso non ve posso dire la mappa è bella, la mappa è brutta, perché poi magari
uno ci gioca, che non so, può rimanere deluso, può rimanere estasiato, non lo so, però io devo assolutamente mostrarvi queste cose, perché perlomeno dalle foto che io vedo la cosa promette veramente molto 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 bene. Guardate qua, ristorante pizzeria Capriccio, questi sono gli scorci del paesetto. Io adesso non so nella realtà in queste zone che tipo di agricoltura c'è, che tipo di campi ci sono, non lo so quindi come può essere incentrata la mappa, ma credo che sia una mappa completa. Da quello che ho visto c'è la zona, vedete qua dai cartelli possiamo leggere che c'è la segheria, addirittura il fruttivendolo, lo zuccherificio, la cantina, c'è anche il ranch, quindi credo proprio che tutte le funzioni standard della mappa sono implementate. Comunque non è come quelle mappe che hanno tolto la zona forestale, o alcune addirittura sulla forestale hanno tolto i campi, insomma. Poi guardiamo l'occhio che cade sui cartelli, tutto italiano ragazzi, tutto proprio al 100% ritexturizzato e reso simile a casa nostra. Questo dovrebbe essere un altro scorcio della zona portuale, o comunque della zona vicino la spiaggia. Da notare le macchine nel parcheggio, questi sono quei piccoli accorgimenti che rendono la mappa interessante. Perché? Perché non danno quel senso di vuoto. Vedete quei parcheggi vuoti che a volte ci sono nelle mappe, no? Soprattutto quelli di default, quella vuotezza, hashtag vuotezza, che ti fa sembrare l'unico sopravvissuto della zona che sta lavorando, mentre gli altri sono spariti, sono stati rapiti, non lo so. Poi ragazzi andiamo avanti con le diapositive. Questo è lo zuccherificio, ragazzi, guardate che spettacolo, Ischia Zuccheri. E adesso non so se esiste davvero e su console potrà, perché io sapevo che su console i marchi reali non possono essere messi, quindi probabilmente o questo è un marchio di fantasia, oppure magari la versione console avrà meno insegne e meno cose. Vabbè, questo comunque è da vedere. È anche da vedere se la Giants accetterà la mappa per console, perché i modder la stanno facendo anche per console. Poi come sempre l'ultima parola, ve lo ricordo, va sempre alla Giants. Se la Giants e tu gli mandi la mappa, loro ti dicono no, guarda, sto edificio non va bene, questo non va bene, quest'altro non va bene, tu come modder ti tocca rifare la mappa da capo, e quindi rinunci e dici guarda, la faccio uscire solo per PC. È anche per questo che spesso molte mod annunciate magari anche per console alla fine escono solo per PC, perché veramente è uno strazio anche per i poveri modder, spesso sta dietro alle esigenze e agli standard che la Giants impone sulle console, magari non per colpa loro, per colpa di limitazioni a sua volta di Sony e Microsoft, però insomma queste limitazioni ci sono. Questo comunque è un dettaglio dello zuccherificio. Andiamo al biogas, ragazzi. Il biogas, anche il biogas sembra veramente bello, perché innanzitutto non ci sono i soliti digestori di default che vediamo sempre, siamo stufi e strastufi, ma come vedete ci sono digestori, vedete, anche usati, molto stile italico, i digestori, insomma, le cupole, scusate, il digestore è quello lì dove ci si mette dentro la roba. Comunque anche il digestore è della Fliegg, non è un digestore quello rosso di default che c'è nella mappa europea, che ho visto in tantissime mappe. Ma adesso ragazzi finalmente andiamo a vedere quello che ci interessa veramente, ovvero la raccolta dell'uva e i vigneti, ragazzi. I vigneti, come ho già detto, ce ne saranno due, uno di uva bianca, una di uva rossa. Ma la cosa bella è che per raccogliere l'uva il modder ha fatto una vendemmiatrice New Holland Broad 9000L, che servirà appunto per la raccolta. E non solo, il modder mi ha scritto personalmente che arriveranno altre mod per il vigneto, quindi altre mod. Io non so che cosa avrà in testa il modder, ma finalmente su Farming Simulator 2019 ci saranno vigneti veramente funzionanti, non solo come quello che avevo messo io, che ci mettevi l'acqua e l'etame e te dava i soldi. Questo veramente sarà un vero sistema di vigna, un vero sistema di vigneti. Come vedete c'è anche un carro, anche questo credo che, non so se è fatto da lui, non mi ha parlato dei carri e di RL fatti da lui, però ragazzi sarà uno spettacolo, perché praticamente funzionerà così. Voi con la vendemmia, allora voi con la vendemmiatrice passerete sulle file, sulle filare, ok,
credo che si chiamino così, la vendemmiatrice raccoglierà queste filare come se fossero appunto, come se fosse appunto una trebbia che raccoglie il grano, quindi si riempirà e intanto l'uva verrà raccolta, poi con la vendemmiatrice scaricherete su questi carri qua, e da questi carri qua poi andrete direttamente alle cantine a vendere l'uva, che sarà appunto non solo più figurativa ma sarà un fruit type vero e proprio. Quindi ragazzi, non so che cosa dirvi, cioè è veramente uno spettacolo. Io spero che queste immagini vi stiano facendo capire quanto ambizioso sia questo progetto. Io spero e incrocio le dita che possa veramente andare su console, perché sarebbe una cosa fantastica, fantastica. Io vi ripeto, ad oggi sulla carta dovrebbe andare anche su console. Ecco qua, guardate qui come si scarica nelle cantine l'uva appena raccolta. Vedete, l'uva è passata dalla vendemmiatrice al cassone e dal cassone entra dentro appunto, cioè il punto vendita. Ecco qua la vendemmiatrice, qui la vediamo da dietro. Vedete proprio come nella realtà dovete passare sopra le file per raccogliere. Adesso vi faccio vedere un'altra diapositiva da davanti, così ci rendiamo ancora conto. Guardate che spettacolo, anche la vendemmiatrice è fatta in una maniera spettacolare. Ragazzi, io sto qui a incrociare le dita perché teoricamente non dovrebbero esserci script che rompono le scatolette, dovrebbe essere lo stesso script della raccolta, solo che invece del grano si simula insomma l'uva. Speriamo bene, anche la vendemmiatrice New Holland è un brand per console, quindi teoricamente non dovrebbero esserci problemi. Io sono qui ragazzi a darvi ogni novità, visto che la mappa è in testing, e se la mappa dovesse uscire vi farò subito un test map ovviamente, se non dovesse uscire vi informerò. Insomma ragazzi, rimanete sintonizzati da RobbyMello81. Per ogni domanda sulla mappa io vi invito ad andare sui canali Facebook e YouTube, che vi lascio in descrizione, del modder Black Ice. Ragazzi, mi raccomando, io voglio sostenere i modder. Io non so se questi magari sono modder e fanno mod da 30 anni, ma io comunque non li avevo mai sentiti, quindi per me sono nuovi tra virgolette, quindi voglio sostenere i modder nuovi che non avevo mai sentito, quindi come sostengo Vinet ed altri, sosterrò da oggi anche Black Ice, perché mi sembrano veramente bravi ed in gamba. Grazie, grazie, viva il modding italiano, viva i nuovi modder ragazzi, che sono il futuro, che sono il futuro. Detto questo ragazzi, fatemi sapere le vostre opinioni sul commento, sul vlog, sulla mappa, sul video. Non so che sto a dire, ragazzi, sono troppo emozionato, io quando vedo queste cose mi emoziono, hashtag mi emoziono. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, lasciate un commentino, iscrivetevi. Io come al solito ringrazio i miei amici abbonati che sono l'anima, la vita e il cuore del canale. Se anche voi volete aiutarmi ad andare avanti, allungare la vita del canale un giorno in più, ragazzi, abbonatevi e mi aiutate. In descrizione ci sono i tre tipi di abbonamento. Poi vi ricordo che potete comprare Farming e tanti altri giochini a prezzo scontato qua sotto da InstaGaming, c'è il mio shop con tutto il mio merchandising eccetera eccetera, e che vi aspetto in live su Twitch tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20:30. Amici miei, evviva Ischia, evviva Black Ice, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!